Si è tenuta giovedì 28 settembre a Palazzo Madama l'apertura ufficiale dei festeggiamenti per il compleanno di Infinito, Museo dell'Astronomia e dello Spazio, inaugurato il 27 settembre del 2007 a Pino Torinese. È stato il direttore di Palazzo Madama, Guido Curto, a dare il benvenuto e ad introdurre i saluti degli enti e delle istituzioni che hanno in vario modo contribuito al successo di questi 10 anni di attività. Per la città metropolitana di Torino è intervenuta la consigliera delegata all'istruzione e sistema educativo, Barbara Azzarà. Il nostro operato della città metropolitana all'interno di Infinito è dovuto a collaborazioni con la comunicazione per quanto riguarda in particolare il decennale di Infinito, ma anche una collaborazione ormai storica con il nostro centro servizi didattici, il CESEDI, che si occupa di formazione dei docenti e di ampliamento dell'offerta formativa per gli studenti. Siamo all'interno del consiglio di amministrazione e siamo orgogliosi di esserlo, in quanto Infinito è un'eccellenza del nostro territorio e con le professionalità presenti riesce in modo efficace a far innamorare anche i nostri studenti delle scienze. E abbiamo una necessità enorme come comunità di ampliare la cultura scientifica, anche perché i laureati in Italia sono, secondo gli ultimi dati dell'Eurostat 2016, tra i 30 e i 34 anni e il 26%. Quindi siamo il penultimo paese, ci batte in negativo solo la Romania. Su 100 italiani, 18 dicevamo sono i laureati, di questi solo il 25% in materie scientifiche e quindi non coprono il reale fabbisogno del nostro paese. Per questo le attività di Infinito sono fondamentali, proprio per questo, per far crescere una cultura scientifica nel nostro paese. Dopo il discorso del presidente di Infinito, Attilio Ferrari, ha preso il via la tavola rotonda Scienza, il Science Center per la società, moderato dalla giornalista Silvia Rosa Brusin. Molti gli eventi ideati per festeggiare questo importante compleanno.